di formule matematiche o diciamo cose complesse, ma chi vuole, ogni argomento può approfondirlo fino al livello che vuole. Bene, allora giusto per prima si parlava di 10.000 metri, 30.000 metri, 100 chilometri. Con un oggettino come questo io ho fatto 630 metri, qualcosa del genere, giusto per darvi un'idea. E un costo di, boh, 50 euro. Ok. Vediamo se funziona questa stupenda cosa. Perfetto. Allora, vediamo rapidamente di quali fasi si compone il volo di un missile da razzi modellismo, che è un po' diverso da quello vero perché abbiamo anche l'atterraggio che normalmente i missili non fanno, almeno gli ultimi, quelli che piacciono a Veronica, diciamo. Allora, la prima fase è l'accensione. Dopo il conto alla rovescia si accendono i motori, avviene il decollo qualche istante dopo l'accensione dei motori, quindi la fase 2. C'è la fase del volo propulso. A un certo punto, questa fase, nel punto 3, vediamo, non riesco di qua, ma posso puntarlo di qua, quindi siamo qua. Fase del punto 3, si spengono i motori. In realtà c'è qua, dice. Ah, ok, meglio. Io quello c'ho. Ok, perfetto. Molto meglio. Dicevamo, la fase del volo propulso. Dopodiché, in realtà, in questo momento il razzo ha raggiunto la sua massima velocità e chiaramente non è che si ferma lì, va avanti ancora parecchio con il coasting. E se vedete nel disegno, il rapporto è effettivamente questo: la fase di volo propulso è molto corta, almeno per questi oggetti. Si parla da qualche decimo di secondo a 3 secondi e si arriva ai 600 fischi a metri o quelli un po' più grossi che dopo vedremo. 5 secondi di spinta, voglio dire, non si va mai massimo 7 secondi, perché poi si va. Oltretutto, un'altra cosa, vabbè, andiamo avanti, poi lo dico alla fine. Abbiamo detto il coasting, a quel punto si arriva all'apogeo. All'apogeo si dovrebbe aprire il paracadute, cioè l'espulsione del paracadute. Per questi qua piccoli, in un solo passo si apre il paracadute e si cerca di fare un atterraggio morbido. In quelli un po' più grossi, che vanno più lontani, onde evitare di fare 15 km per andarli a recuperare, si usano dei paracaduti piccoli, dei drog, che si aprono all'apogeo, portano fino a 100-150 metri d'altezza. A quel punto si apre il main con dei sistemi elettronici normalmente, e a quel punto si fa la fase rallentata e il missile atterra in tutta sicurezza. Ve le faccio vedere su un missiletto di un collega, diciamo, spagnolo. Vediamo. Si vede? No. Sapevo che era nella sua video. Vabbè, come si dice in America. Adesso mi diverto con la... come va da tutto schermo così. Metto le freccine in un... poi qui. Che proporzioni ha questo? Sembra grosso. È un po' più grosso di questi. È un po' più grosso di questi. Non leggo. Collega. Qui vediamo la fase di accensione, di decollo. Fra poco vediamo il MECO, Main Engine Cutoff. È rallentato di 1 a 3. È già 12-15 secondi. Sì, è già rallentato per 3. Vedete un po' di fluttering delle alette. Qua si sono spenti e questo è tutto coasting. Sì. Vedete che continua a salire beatamente come... Sì. Va su, vai. Qua siamo a circa 700 km all'ora. Poi chiaramente rallenta fino a zero. E quando arriviamo a zero ce ne accorgiamo molto bene perché... Stalla. Sì. Stalla, esattamente. Eccolo qui. Adesso siamo alla polgia, se non ci mettiamo in separazione. Adesso parte la carica di espulsione. Se vuoi più, puoi usare il secondo mini.
Ah, ce l'hai lì. Va solo forse acceso. Ok, eccolo qua, espulsione. Ecco. Hai acceso il. Si è acceso il registratore. Aspetta. In diretta il recupero della registrazione. Quindi cosa deve fare secondo te adesso? Cosa deve fare? È una bellissima domanda, a cui non sappiamo dare risposta. E non si proietta più. Posso andare a parole? No. La recuperiamo. Vediamo se è vero che non c'è un segnale HDMI. Non c'è fuoco nel senso di off. Aspetta. Nel mentre noi andiamo avanti di qua. Allora, se tu hai. Di cosa è composto un razzo? Qui sta facendo, ma se non si vede. No, adesso chiama. Allora, spero di non dimenticarmi i pezzi, perché non vedendo la presentazione la potrei vedere di qua, poi ve ne faccio una versione accelerata, non lo so, di qua esco intanto. Poi questo magari la. Qui sta scendendo giù col parco. Anche qua andarla a ribeccare, non perdiamo tempo. La rivediamo dopo. La rivediamo dopo finale. Siamo qui, riandiamo in riproduci. Il telefonino. Ok, le sette fasi le abbiamo già viste, rivediamole per. Allora, morfologia di un razzo modello. Ho usato questa parola che era molto carina. Abbiamo un'ogiva. Questa è l'ogiva. Quindi è una parte che può essere di legno, di balsa, di plastica, che deve avere una determinata forma. Quella ottimale è quella che ha questa forma qua. Questa è anche valida, questa è un po' più performante. Un corpo che normalmente è fatto di cartone, è un banalissimo tubo di cartone, molto preciso in realtà, sì. Ma che non deve pesare praticamente nulla. Sì, certo, non so parlare. Questi tubi di cartone. Usa il microfono. Poi lo uso anch'io. Questi tubi di cartone sembrano. Funziona? Si sente? Si sente. Questi tubi di cartone che si trovano commerciali non sono chiaramente i tubi del domo pacco del rotolone. Esatto, del rotolone. Sembrano tubi di cartone banalissimi, ma in realtà hanno delle caratteristiche meccaniche ben precise, delle dimensioni estremamente accurate. Per cui si trovano nei rivenditori di modellismo che vendono questi oggetti. Che sembrano oggetti stupidi, ma in realtà non sono poi così banali. È facile accorgersene se si usano cose, diciamo, non di questo tipo. Ok, sono di cartone, per quelli più grossi fibra di vetro o fibra di carbonio, per quelli più fighi. Ma un sistema di recupero di plastico di nylon, che sono lì, ne ha uno lui lì, ma banalmente paracadute di questo tipo. Questo è già per un razzo anche più grosso di questo qua, quindi qui stiamo già parlando di oggetti grossini. Una guida di lancio, ecco, la guida di lancio è una cosa che normalmente i razzi non hanno, ma nel nostro caso devono averla. In questo caso sono questi due occhiellini che ci sono qua, o nel caso di questo qui che è un po' più grosso, e questo pezzo di tubo qua e qua, che permettono di collegarlo. Si sente meglio? Infilandolo nell'asta di lancio della rampa, che adesso è là, poi la vedremo nel dettaglio, permette la guida del primo tratto, del primo metro, due metri di volo, quando le alette non lavorano ancora, perché la velocità e quindi la portanza aerodinamica non è ancora sufficiente. Esatto, questo è importante, cioè questi modelli qua non vanno mai lanciati senza l'asta di lancio, perché il primo momento, quando si crea l'accelerazione, se non c'è la stabilizzazione dell'aerodinamica, vado a dire, questi modelli sono tutti stabilizzati aerodinamicamente, ci può essere una rotazione per cui chiaramente la traiettoria diventa la più disparata. Alette di stabilizzazione, che sono, come abbiamo detto, queste qua sotto,
e poi vedremo perché sono qua sotto e non qua sopra. Un supporto motore che è in questo caso, questo è un esempio di un supporto motore in cui verrà inserito un motore, perché i motori in questo caso 99% dei casi si comprano già fatti onde evitare esplosioni o problemi. C'è anche chi li fa a casa, ma visto che costano pochi euro, 1-2 euro quelli piccoli, direi che è meglio. Diciamo, ecco, questi qui sono i tipici motori che si trovano, sono in libero commercio. Sono, si sente, funziona? Sì, sì, c'è, sì. C'è basso. Sì. Sì. Sono, ovviamente ci sono dei materiali combustibili, in alcuni modelli viene utilizzata polvere nera sinterizzata, su altri si usano, diciamo, altri componenti come a base di alluminio. Sono comunque di fatto non esplosivi, nel senso che comunque bruciano, fanno fiamma, ma non hanno nessun problema. Se si battono a terra, se ricevono urti o qualunque cosa, non succede assolutamente niente, per cui non è che ci sono problemi legati al trasporto o all'autoaccensione. Per accenderle, anzi, vedremo che bisogna utilizzare degli elementi apposta che funzionano con accensione di tipo elettrico per poterli accendere. Andiamo a vedere un po' quali sono i concetti importanti nel momento in cui io disegno o progetto un razzo modello. Bisogna di trovare il centro di gravità, che non è altro che il baricentro, ma in America lo chiamano gravity center e non baricentro. Per trovarlo io devo trovarlo con un motore inserito, quindi se io lo faccio con razzo vuoto ha un altro peso, ha un altro punto, ha un altro baricentro. È molto importante farlo con un motore nuovo, non bruciato, inserito. Con il paracadute, quindi col sistema di recupero inserito il wedding non è altro che un materiale ignifugo che ci si può autocostruire come ho fatto io in questo caso, e non è nient'altro che un rotolo di Scottex lasciato qualche ora a bagno di acqua e al lume di rocca, quello per la barba, e poi stesi, o quello per le ascelle, adesso si usa anche per quello. E poi stesi, questo diventa assolutamente ignifugo. Se voi provate a metterci un accendino sotto, non prende assolutamente fuoco. Questo perché? Perché il razzo, poi vedremo, il motore, dall'altro lato fa da carica di espulsione, per cui sfiamma dal lato opposto e stappa il sistema di recupero. Per cui se io non avessi questa roba qua in mezzo, darei fuoco al paracadute, che invece, essendo di plastica, di nylon o di cose del genere, prende bellamente fuoco. Quindi la spinta avviene sul wedding e il wedding spinge fuori, stappa e spinge fuori il paracadute. Un righello. E a quel punto ci si mette, facciamo finta che questo sia missile, si mette sul righello e si cerca di capire dove più o meno è il baricentro. Ok? E questa è la parte più semplice. A questo punto io direi, quello che vorremmo fare con voi è costruire un razzo un po' alla Mucciaccia, per cui Piero adesso, da brava valletta, costruirà davanti a voi, nel tempo che ci resta, un missile da zero. E questo si tratta di un kit di montaggio da 10 euro, diciamo, non so, 40 euro ne ho comprati 6, una scatola da 6, quindi per darvi un'idea dei costi che ci sono dietro queste cose. Nel mentre che lui costruisce quello, quindi voi osservate, e direi possiamo accendere la luce, almeno vedete anche quello che fa, tanto le slide più o meno si vedono. Io vi spiego qualcosa. Vai col supporto motore. Cerco di spiegarmi un attimino che cosa vuol dire stabilità. Allora, se noi prendiamo una ciotola, una bacinella, una bull, come chiamatela come volete, ci mettiamo una sfera in basso, questa qui sta lì ferma, questa è una posizione neutrale. Se io prendo questa pallina e la porto su un fianco, sto creando un disturbo al sistema, quindi creo un sistema disturbato. Nel momento in cui io rilascio questa pallina andrà a destra e a sinistra fino a rifermarsi sul centro. In questo caso vuol dire che ho un moto stabile, cioè ritorno alla stabilità. Io posso avere un'altra
posizione neutrale, che è questa qua. Peccato che appena applico un disturbo, se poi lascio, rimuovo il disturbo che toglie rilascia la pallina libera, questa qui se ne andrà con un moto instabile che non ritornerà alla posizione di stabilità. Quindi abbiamo tre tipi di stabilità: abbiamo un sistema stabile, abbiamo un sistema instabile e abbiamo un sistema neutrale. Se io la pallina nel terzo caso la sposto a destra o a sinistra, lei si sposta e poi sta lì, non va via da lì, ma non torna neanche nella posizione precedente. Mentre se è instabile scappa da quella posizione, se è stabile sta lì. Cerchiamo di capire come applicare questa roba al nostro razzo. Quindi la situazione è che se io finché ho il flusso d'aria dritto, lui va su bello bello, quindi sono in un moto neutrale. Se applico un disturbo, io mi trovo il razzo inclinato così, arriva una folata di vento, me lo sposta e me lo porta in questa posizione. A questo punto, se ho un moto stabile, cosa deve succedere? Che questo automaticamente da solo dovrebbe cercare di tornare alla posizione iniziale. Se questo non avviene, qui la, ok, se invece sono con un moto neutrale, il razzo resterà inclinato così e proseguirà il suo moto nella direzione sbagliata, non quella iniziale. Se è instabile, questo inizierà a muoversi in tutte le posizioni. Io mi toglierei da attorno alla rampa in caso di un razzo instabile in questo modo, perché ci può arrivare tranquillamente, non si sa quando, non si sa come, ma sicuramente qualcuno prende per la legge di Murphy, perché ovviamente non andrà in alto. Andiamo a cercare di capire questi veloci concetti che ho provato a spiegarvi in un volo senza disturbi. Io mi siedo sul razzo, vedo la mia aria che arriva da lì, sono tranquillo e volo dritto. Applico un disturbo, arriva il disturbo, la ventata mi sposta il razzo in questo modo. Ovviamente io sto esagerando e le correzioni sono poi minime. Come vogliamo che il nostro volo vada? Con un volo altamente instabile come quello lì, che rischia di ammazzare qualcuno o comunque di colpire qualcuno. E qui stiamo viaggiando, è vero che sono oggetti di cartone che pesano poco, per cui se anche cascano perché il paracadute non si è aperto, ti sposti da sotto e non succede nulla. Ma quando c'è il motore acceso e sta spingendo, 3-4 etti di spinta su un oggettino di 20-30 grammi, comunque penso che se ti prendono in faccia, tanto bene non faccia. Il volo neutro è quello lì in mezzo, in pratica lui dove sposta il vento si sposta e sta lì. Un volo stabile, volo altamente stabile, è quello che noi vorremmo in realtà che succedesse, quindi il razzo che si autocorregga leggermente, ovviamente perfettamente dritto non andrà, ma si autocorreggerà. Cosa vuol dire spostarsi o un moto di traslazione? Aspetta, cosa vuol dire questo concetto di potersi muovere? Il muoversi nello spazio lo possiamo suddividere in due movimenti fondamentali: dei movimenti di traslazione e dei movimenti di rotazione. Noi andremo a analizzare i movimenti di rotazione fondamentalmente, perché quelli di traslazione non è che si controllino molto bene, quelli di rotazione invece sì. Quali sono le forze in gioco su questo oggetto qua? Abbiamo la spinta del motore da sotto in su, quindi è un vettore che spinge verso l'alto, e quindi la direzione del moto è data dalla spinta del motore inizialmente. Abbiamo l'attrito aerodinamico che spinge esattamente nella direzione opposta alla direzione del moto, non alla spinta. Il centro di gravità l'abbiamo visto prima. Abbiamo la forza peso che, se è dritto, spinge perfettamente in giù. Se siamo leggermente inclinati, abbiamo di nuovo la spinta che spinge il razzo in questa direzione. La direzione del moto sarà sempre quella. La forza di attrito sarà opposta alla direzione del moto, ma la forza peso lavorerà in maniera diversa, quindi cercherà di tirare giù in questo modo. E sappiamo tutti che la forza peso si applica sul centro di gravità o sul baricentro. Secondo voi, se con le forze aerodinamiche io come riesco a ruotare il razzo? Lo ruoto attorno all'ogiva, lui inizia a oscillare così, oppure
lo ruota attorno alla coda, così, oppure lo ruota attorno al baricentro, che è dove tutte le forze dovrebbero essere applicate. Sì, non è una risposta. La 3, mi dicono la 3, concordate tutti attorno al baricentro, quindi trovato il baricentro, questo ruoterà così. Quindi il gioco che noi dobbiamo fare è riuscire a far ruotare automaticamente attorno al baricentro questo oggetto in funzione delle correzioni. Dobbiamo trovare quello che viene detto centro di pressione. Il centro di pressione, a questo punto, se noi guardiamo questo oggetto, questo missile qua, avremo delle forze di pressione, per cui se io mi inclino leggermente avrò, che se la direzione del moto è questa, perché inizialmente io sono dritto, quindi tutto sta l'importanza della rampa, avrò la direzione del moto che è questa, la forza di attrito è questa qua, quindi spingerà con tanti punti qua e con una forza un po' più alta sulle alette stabilizzatrici. Quindi la direzione del volo è quella lì verticale, le forze di pressione sono tutta quell'area, con questo stupendo mezzo, tutta quest'area qua, quindi vista invece come forza avremo la direzione del volo che è quella lì. Perché ha cambiato pagina? Non è, vediamolo così più semplicemente, e la forza, tutte le forze di pressione vengono applicate nel centro di pressione, che sarà da qualche parte sul razzo. E adesso andiamo a vedere il come, rivediamo queste stupende cose, direzione del volo, basta, era così la slide, la rivedrò meglio. Quindi no, è che in realtà il centro di pressione si trova trovando il centro geometrico dell'area formata dalla moltiplicazione delle singole forze in ogni punto del razzo per il braccio di leva che hanno rispetto al centro di gravità. Esattamente, adesso lo vediamo un attimino. Quindi vediamo il centro di pressione, il centro di gravità e le forze che si applicano. Quindi io ho qui alfa uguale a 0, il centro di gravità è lì. Appena inizio a spostarmi di 5 gradi, vedete che le forze di pressione aumentano, sono sempre applicate nel centro di pressione, quindi applico una forza ortogonale sul centro di pressione. Più chiaramente aumento l'inclinazione, più queste forze aumentano. Ok? Allora, noi possiamo avere due posizioni fondamentali, anzi in realtà tre, li potremmo avere il CG assieme al CP. Quindi noi abbiamo il centro di gravità sopra il centro di pressione, torno indietro, o il centro di gravità sotto il centro di pressione. Questi sono i due casi fondamentali. Quindi andiamo a vederli un attimino. Qui ho il CP, qui ho il CG, oppure se per spostare per esempio il centro di gravità io aggiungo del peso sull'ogiva, il centro di gravità si sposta verso l'alto mentre il CP resta uguale, e porto sopra il centro di gravità il centro di pressione. Quindi dopo aver messo del peso, CP è nuovo centro di gravità. Ok? Per abbassarlo invece ingrandisco le alette. Chiaramente aumento anche leggermente il peso, per cui vediamo che il centro di gravità si abbassa leggermente, ma il nuovo centro di pressione si abbassa decisamente. Allora, non mi ricordo la slide dopo, non riesco a vederla, la vado a vedere così. Ok. Allora, cosa succede? Che se noi abbiamo il centro di gravità, abbiamo detto che noi ruotiamo sempre attorno al centro di gravità. Quindi se io ho un volo instabile, un disturbo che mi porta in questa condizione, avrò una forza in questa direzione, abbiamo visto. Se il centro di pressione è sotto, succede che lui si raddrizza. Se il centro di pressione è sopra, lui va esattamente dalla parte opposta, enfatizza il disturbo e io perderò il controllo del vettore. Quindi la cosa molto importante è che il centro di pressione sia sotto il centro di gravità. Qui ci sono degli esempi. Se io ho un momento aerodinamico in condizione stabile, se io ho
sto muovendomi in questo modo, ho il centro di gravità, il centro di pressione sotto, applico un moto di rotazione, quindi una coppia in questo modo, e lo raddrizzo. Ovviamente dall'altra parte avviene lo stesso, lo riporto in condizione verticale. In condizioni instabili invece io applico, vedete qui, la mia bella forza dovuta al centro di pressione è qua più in alto, per cui enfatizzo ulteriormente il movimento e perdo assolutamente il controllo. Se li ho uno sopra l'altro, in realtà non succede niente, ma il volo non sarà assolutamente dritto, si sposterà come in funzione del vento, non sarà brutto come nel caso, oltre a essere assolutamente instabile, perché consideriamo che il motore si consuma, quindi il centro di gravità si abbassa sempre di più, quindi succede che a un certo punto il centro di pressione passerà sopra e ne perderò il controllo. Questi sono i tre casi: stabile, neutrale e instabile. Quindi noi vogliamo il CP sotto il CG, ok? Questo è chiaro. Lo vogliamo tanto sotto o un poco sotto? Qui è sempre una bella discussione. L'idea è di avere un margine statico di almeno un body diameter, ok? Quindi avere il CG del diametro maggiore, in questo caso di questo diametro qua, di distanza tra uno e l'altro in condizioni di partenza. Questa è buona norma, senza fare tanti calcoli. Quindi stabile, il margine statico di alcuni diametri, più stabile, chiaramente. Però vediamo cosa succede se sono troppo stabile. Ovviamente si diceva il diametro va considerato quello più grosso, come in questo caso ho più diametri, il diametro da considerare è questo qua esterno. Esatto. E questo è il cosiddetto margine statico tra CG e CP. Allora facciamo due calcoli insieme per calcolarlo. Qui si prende un esempio del Javelin e qui possiamo iniziare a vedere un po' di formule per come si calcola veramente. Se volete le guardiamo, ma forse ci conviene usare un metodo un po' più empirico. Il metodo empirico è avere un profilo di questo oggetto invece di usare tutto il razzo, quindi ritagliare di cartone una sagoma di questo tipo e mediamente in realtà è molto ci prendiamo molta sicurezza con questo metodo, quindi abbiamo un margine statico molto, molto elevato con questo metodo. Se no, a parte le battute, ormai con i computer è abbastanza semplice far fare modellare questo oggetto. Ci sono anche dei software gratuiti che gli dai il design, gli dici se hai la forma dell'aletta, gli dici se ne hai 3 o 4, e lui in funzione dei parametri te lo disegna, gli crei il CONI nei due sensi, il tipo di ogiva, eccetera, e calcolano tutto loro. Quello che vi dicevo prima è che, per esempio, ecco appunto, torna indietro, ok, se abbiamo un razzo molto stabile, è vero che è molto stabile, ma è molto influenzato dalle forze del vento, per cui se in una giornata ventosa un razzo molto stabile piegherà prima e quindi raggiungerà un apogeo molto più basso. Avendo solo un diametro si cerca bene o male, chiaramente anche lui devierà un po' perché l'influenza del vento c'è, e avremo un problema con il, cioè arriveremo nel punto più alto che potremmo fare. Qui vediamo la variazione con diversi motori e diversi margini. Se i motori sono vuoti, cioè lo stesso motore vuoto a metà consumo, adesso non mi ricordo, qui sono tre diversi motori in realtà che si possono applicare sullo stesso razzo con tre diversi pesi. Una volta che ho fatto tutti i miei bei calcoli, è meglio provarlo prima di lanciarlo. Come faccio? Chiaramente non si può fare con roba da 3-4 metri, ma con questi oggettini piccoli, anche fino a questo, basta attaccare un cordino al baricentro. Il baricentro l'abbiamo trovato con righello.
lo fissiamo anche con un pezzo di scotch qua sotto, in modo che non scorra e non scappi, e lo facciamo girare così, molto banalmente. Se questo inizia ad andare dritto, vuol dire che è stabile. Se inizia a rotolare su se stesso, vuol dire che non è instabile. Quindi prima di lanciare la prima volta un modello è meglio fare questa prova. Un'altra influenza, abbiamo detto le alette, per dare un'idea delle alette, questo è la dimensione che va normalmente fatta delle alette, quindi un diametro e mezzo per un diametro e mezzo. Aspettate, facciamo fare la foto del paracadute, il test di quello che non ho fatto con Schiantarelli. Schiopparelli. E la forma delle alette sono queste qua. Qui ne ho un po' di esempi, più quelle che lui ha già montato, tra l'altro. Ci sono diversi design possibili di alette, sono tutti molto carini. In realtà non cambia tantissimo, è molto importante l'area, chiaramente. Più lontano sono, più chiaramente riesco a correggere, quindi più lunghe sono, più lavorano. Abbiamo visto, prima vi dicevo se era meglio metterle sotto o sopra, abbiamo visto che per il fatto che il centro di pressione deve essere più basso è meglio averle sotto. Io ho un razzo, c'è di là, che ha delle alettine sopra, ma sono molto più piccole, molto scenografiche, dei canard, ma sono chiaramente molto piccoli perché quelle che devono lavorare sono quelle sotto. I design possibili sono questi qua, buono e migliore se arrotondo gli spigoli. Se addirittura riesco a arrotondare i bordi di attacco e i bordi di uscita, farli più a punta. Abbiamo varie. Se dobbiamo fare record di altitudine, è meglio andare sul terzo design. Esatto. E anche il punto d'attacco col tubo è meglio che sia, se è un po' arrotondato, dà meno fastidio, meno disturbi aerodinamici. Queste sono proprio finezze, giusto per. Veniamo al motore. Questo è un motore. Di che cosa c'è qua dentro? Abbiamo il corpo del motore, che normalmente è di cartone, anche per quelli quelli grossi della Cesaroni di cui si parlava prima. Mi sembra che il corpo sia comunque in cartone. Il liner è di cartone, sì, perché poi quelli lì grossi vengono infilati in un tubo di alluminio. Sì, chiaramente questo è un motore grosso così, ecco, avete già capito, bisogna trattarlo. No, alluminio, è un tubo di alluminio, e va poi tolto alla fine quando torna giù, ma dopo mezz'ora è ancora caldo, quindi aspetterei un attimo. Esattamente, il concetto è quello. Poi abbiamo un ugello, questo qui è l'ugello, adesso da laggiù non vedete molto, è un oggetto, uno stampino di ceramica, banalmente, che ha questa forma chiaramente convergente e divergente. Facciamo la foto all'ugello di qua, facciamo la foto all'ugello di là. Perfetto. Il propellente normalmente di questi piccoli sono polvere nera e altre cose. Dopodiché, quindi, abbiamo detto l'oggetto 3, il 3 è questa parte qua. Questa parte qua è il combustibile, quello che abbiamo detto che brucia al massimo in 7 secondi, per questi qua piccoli parliamo di mezzo secondo, un secondo, ok? Dopodiché abbiamo il ritardo, quindi, perché abbiamo detto che dopo la fase propulsa c'è la fase di coasting, quindi noi non dobbiamo espellere subito il paracadute. Ci va un tempo di ritardo, questa è una roba che brucia banalmente ma senza fare nulla, in realtà fa fumo perché almeno vedo il razzo. E poi abbiamo la carica di espulsione, che è questo oggetto qua, che stappa il razzo dal lato dietro, crea pressione qua dentro e fa stappare come una bottiglia di spumante tutto l'oggetto, salta, c'è un elastico che qua non è collegato, ma un elastico da mutanda, questo è l'elastico da mutanda, che più lungo è meglio è, perché se no normalmente il problema è che
questo si infila poi nel paracadute, se non è abbastanza lungo te lo fuori da parte a parte, quindi bene. Più vanno lontani tra di loro quando scendono, meglio è. Esatto, sì. E basta. Come si dividono i motori? Su ogni motore c'è una scritta. In questo caso qua vedo che c'è scritto C65. Quindi c'è una lettera X, in questo caso è 6, e poi c'è trattino 5, che è quell'N. Andiamo a vedere che cosa vogliono dire questi oggetti qua. Allora, A, quindi il primo carattere è la classe del motore, l'impulso specifico del motore. L'X è la spinta media in newton, quindi C6, questo dice che la sua spinta media è di 6 newton. N è il ritardo di carica di espulsione in secondi. C65 vuol dire che questo ha 5 secondi di coasting e poi espelle il paracadute. Questa è una tabella, i motori si dividono in varie classi, A, B, C, D, E, F, G. Qui si tratta dell'impulso totale e raddoppia ogni volta, quindi un classe A arriva fino a 2 newton e mezzo, un classe B fino a 5, un classe C 10, questo abbiamo detto che era un C, quindi questo è un 10 newton secondi di impulso. 20, 40, 80, fino ai G si possono usare senza problemi. Dagli H bisogna essere certificati, quindi passare degli esami, essere maggiorenni per comprarli, credo. No, ma questi tutti già essere... anche per quelli piccoli, ok. Sì, non sono i bambini, sono da 18 anni. Ok. Considerate che chiaramente un G 160 newton vuol dire 16 kg di spinta, è già un oggettino. E qui ci sono, vabbè, vi do delle idee dei pesi. Peso al lancio 28, no, peso massimo di lancio con un E si lanciano già oggetti da 400 grammi, che sono, credo che questo sia 60-70 grammi, non è, sono relativamente leggeri. Il rapporto chiaramente del peso del propellente, più si va su più il peso del motore è simile al peso totale del propellente. Chiaramente quelli piccoli, il mezzo A 5-6 grammi di motore e 1,75 grammo di propellente. Dopo, se riusciamo, l'idea adesso su questo qua ci piacerebbe dopo lanciarlo, magari Piero lo prepara già con lo streamer. Dopo magari usciamo e simuliamo un lancio con l'espulsione tenendolo chiaramente bloccato in rampa, sperando non si alzi la rampa, perché abbiamo detto che abbiamo un A, sono 2,5 newton, e quindi abbiamo detto che spinta media ha questo là, abbiamo detto 300 grammi, cercare di non alzare anche la rampa, perché 300 grammi di spinta con un motorino, che è questo, quindi un oggettino grosso così tira già su 300 grammi. Come siamo come tempi? Siamo al limite, usti, siamo indietrissimo. Qui faccio vedere delle curve di motori. Si nota, la cosa importante è che all'accensione ho una spinta molto forte, quindi arriva a 25 newton con questo D. Poi scendo e per 2 secondi scendo giù qua. Per quello che avete visto di là, il Messerschmitt, l'aereo razzo, in realtà io ho bisogno di una spinta molto lunga, quindi vedete che prima parlavamo di pochi secondi. In realtà su quel Messerschmitt di là si montano i D3 senza carica di espulsione, perché poi lui vola, e ho una spinta istantanea di 9 newton, ma poi per 6 secondi spingo con 3 newton. E riesco a controllare il volo di quell'oggetto lì. Ritardo della carica, espulsione. Allora, il tempo di ritardo, ci sono poi dei metodi per calcolarne il quanto di costing, non ve li sto a spiegare adesso perché siamo già in ritardo. Comunque, quello che voglio dirvi è che se il tempo di ritardo è troppo corto, io mi apro prima di aver raggiunto l'apogeo. Se il tempo di ritardo, quindi estrazione del paracadute anticipata, se il tempo di ritardo è troppo lungo, io sono già quasi arrivato a terra che mi si apre il paracadute.
e questo l'ho visto succedere su un Saturno 5 grosso come quello laggiù, che è arrivato praticamente a 1200 metri, non si è aperto il principale, è sceso giù di nuovo credo ai 200 all'ora come ordine di grandezza di velocità, a 100 metri d'altezza si è aperto il main, ma se si è visto il puff mentre si spiaccicava al suolo l'oggetto, esatto. Quindi l'estrazione in ritardo è molto grave. Il tempo perfetto è quando riesco a aprirmi all'apogeo. Chiaramente con questi motori qua bisogna calcolare il tempo di ritardo. Con i razzi un po' più grossi, un po' più belli, gli si può mettere una bella centralina elettronica da 70-80 euro che vede quando la pressione non varia più, e quando la pressione non varia più vuol dire che lui è arrivato all'apogeo, e aprono praticamente perfettamente il paracadute. Hanno poi altimetri e quindi mi aprono anche il secondo. Danno solo, chiudono un contatto elettrico che innesca una carica di polvere nera che fa l'espulsione. Sempre si provano tanti meccanismi meccanici, espulsioni alla CO2, abbiamo visto un po' di tutto in università, è molto carino fare tutte queste prove, questi meccanismi, ma ragazzi, un accenditore elettrico in un po' di polvere nera stappa tutto quello che volete ed è sicuro e funziona. Quindi senza tanti meccanismi meccanici, tanti servocontrolli o cose strane, questo funziona e costa poco. Quindi questo è il volo perfetto. I sistemi di recupero, molto velocemente, abbiamo già visto il paracadute e il sistema classico. In giornate ventose vi consiglio di usare uno streamer. Questo è uno streamer che lo rallenta quando scende. Se parliamo di roba piccola, anche oggetti di quel tipo, con uno streamer più o meno vi arrivano, perché se c'è vento, con un paracadute grosso così lo trovate davvero a 5 km, anche se è salito solo 250 metri. O se no, tumbling. Questo qui è un pluristadio, questo è un prestadi, quindi il primo motore quando finisce non ha carica di ritardo, sfiamma subito, mi accende il secondo stadio, questo viene espulso chiaramente perché si accende il motore, secondo stadio, accende il terzo stadio, e poi qui avrò il tempo di ritardo che mi fa l'espulsione del resto. Questo oggetto qua scende senza paracadute perché roteando così si frena da solo, è leggero e non si rompe, quindi quello è un altro metodo di recupero. Rampa di lancio e controllo, invece di questo oggetto qua abbiamo dei concetti un pochino più semplici, diciamo. Siamo pronti al conto alla rovescia. Dobbiamo montare, adesso lui l'ha già fatto, ha inserito l'accenditore che non è nient'altro che un filo elettrico con un po' di polvere nera e qualche altra cosa dove si scalda al centro, due fili che escono infilato dentro la camera di combustione. Questa roba qua accesa con una corrente elettrica, resistenza, scalda, infiamma, innesca e questo parte. Questo oggetto qua va infilato dentro il motore, vedete, fin su al fondo della camera di combustione. Esatto. Quella è la rampa di lancio. Ci sono nel controllo due bellissime pinzette che dovremo attaccare all'accenditore. Riscarichiamo la pila adesso. Come tutti i buoni sistemi, c'ha il sistema di sicurezza che se non inserisci non funziona. Ci siamo? Allora, la prima cosa che ti fai è si controlla la continuità premendo questo. Io lo giri verso di qua. Perché è più sicuro. È sicurissimo. Per lanciarlo premi qua ecco, e lui è acceso. Adesso arrivano i pompieri di Becco a controllare. Il sensore ci sono, no? Quindi si attacca la batteria, questo è il controllo e si lancia. Tutte le immagini che ho preso, che avete visto qua, sono presi da questi bellissimi libri, questi bellissimi raccolte di istruzioni della Century degli anni 60, credo, americane, e anche parte del testo che ho usato è legato a questi personaggi qua. Ed sono proprio carine da leggere, le trovate su internet, cercate Century TIR, Technical Information Report, il 100, il 33, poi se no, se volete
abbiamo modo di metterlo in una qualche area scaricabile dal forum, assolutamente, se volete, tanto. Ok, adesso per le domande io metterei intanto un video che gira e vedete un po' di lanci di cose, dei meeting che facciamo. Questo? No, Spanish. Ah, Spanish. E gli altri cos'erano? Non mi ricordo più. Sono altri. Ah, no, 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 questi sono altri. Allora, no, no, questi ve li faccio vedere perché questi sono... Okay. Allora, questo è come distruggere un Messerschmitt, se mi ricordo bene. Ecco, questo è quello che è successo all'ultimo lancio che ho fatto. È partito l'altro, vabbè, lasciamo andare. No, se no... Aspetta, aspetta. Farvi vedere. Questo invece è un volo fatto prima che funzionava meglio. Qui siamo a radio, sotto il radiotelescopio di Medicina, come potete vedere laggiù. E qui quando funziona, qui è finita la spinta propulsa e adesso diventa un aliante che plana. Però è comandato. Sì, sì. Hai visto un video con telecomando? Sì, sì. Eh sì, perché sennò per cavolo che torni dietro così. C'è anche un drone che filmava, là c'è la parabola di Medicina, dove abbiamo il campo di lancio. Dove che è messa così per raccoglierli. Esatto. Lì è pieno. Questo è quello di prima che si schianta, vabbè, tanto dura pochissimo, non so a fermare e ripartire. Aia, che non la aia, 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 no. Cos'è che non funziona? È stato un problema. Si sono invertiti i controlli, non so se abbiamo pacioccato qualcosa sulla radio prima. Che bravi invece picchiava. Esatto. Vabbè. Mentre guardiamo un po' di lanci di oggettini un po' più grossi di quelli. Questo è quello che avete visto prima dal soggettivo. Questo è un mistario. Questi sono due dell'ISIS. Questi qui sono motori di tipo sperimentali, quelli che si discuteva prima. Questo è un 85enne spagnolo che si costruisce i motori a casa. È legale. Sì, sì, assolutamente. Sì, sì. Ci vuole il NOTAM per lanciarli. Ah, ecco una cosa, su certe classi di motori è necessaria avere la licenza. Per cui finché si tratta di motori fino al G, sono di libera vendita, chiunque può avere. Per accedere alle classi J, H, eccetera, tutte le più alte, bisogna prendere la patente, diciamo. Questo è il Saturno 5 che vedete di là. No, 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 quello. Ah, quello. Ah, okay, due stadi, ha sganciato il primo stadio che sta rientrando. Questa è la versione precedente dello shuttle. Una domanda, quando c'è questa è mio, certa quantità di vento abbastanza costante, è possibile per minimo scritto questa della rampa? Sì, per... si cambia l'inclinazione della rampa. In base alla velocità del vento, ovviamente sì. In direzione del vento. Del vento. Esatto. Sono posti in cui è legale o va consenso? Beh, diciamo che ovviamente va abbastanza consenso. C'è uno spiazzo bellissimo. Va in campi aperti, non ho tanto. Teoricamente, se andate a comprare anche i fuochi artificiali o qualcosa del genere, potete prendere comunque. Anche per alcuni vendono a Capodanno, c'è prescritto che non devono essere fatti in aree abitate, vicino a palazzi. Chiaramente quello per qualunque cosa che voli, anche i droni, aeromodelli, vendono aeromodelli che viaggiano a 400 km all'ora, fanno girare in città. Tu tracci una linea retta fra Codogno e Malpensa, la linea è perfetta. Chiaramente anche per questi voli qui, al frutto c'è la comunicazione all'autorità aerea, dove si avverte... Qui vedete il main e drog. C'è un'attività, bisogna fare appunto quello che viene detto in nota, la comunicazione ai naviganti, che c'è un'attività, che è una comunicazione. Comunque capite l'accelerazione. È un'indicazione che c'è un'attività per cui se ci sono aerei da turismo che passano sanno che c'è da evitare.
questo è un level 2. Tipo quanti cicli ci deve tenere? Normalmente, allora, la media è sui 5 G. Dipende da che cosa si vuole fare con il mio razzo, si può arrivare anche a... C'è l'escursione del main, però tendenzialmente non si superano mai 15. Il bello secondo me di questa cosa non è, vabbè, su quelli grossi magari andare tanto alto, ma già un 1000 metri di altezza non lo vedi poi più quando è su. Per cui tutta questa robetta viaggia 200-300 metri, che almeno te la vedi, te la godi, non è pericolosa. Sì, se vuoi fare la gara per dire ok, ho fatto 1500 metri, 2000 metri, però ecco. E anche di costi. E i costi qui parliamo di 800 euro lancio, quindi qui effettivamente. Ma infatti è questo qui che ha una certificazione L3, cioè praticamente chi sta lanciando ha preso la patente per poter fare questo tipo di lanci, per cui ha dovuto fare un certo tipo di esame, ha presentato una specie di tesi dove ha descritto tutto il progetto, per cui poi dal prefetto di Tripoli Spagna ha rilasciato poi il certificato per poter costruire questi razzi. Questo è l'accenditore, è un po' più lungo di quelli che abbiamo visto. Chiaramente molto più alti, perché è questo qui, è quello che avete visto. Che però se vuoi aumentare tutta la burocrazia vai in Libia, lanci per fare ma mediamente noi... in realtà il discorso delle licenze è per l'acquisto dei motori. Cioè se uno, questi motori qui, anche di queste dimensioni, sono commerciali, però per poterli comprare uno deve dimostrare di avere la licenza. La licenza è rilasciata da Tripoli Stati Uniti, per cui deve essere passato un esame da un prefetto riconosciuto da Tripoli, dell'associazione modellistica americana, e a quel punto lì uno può comprare, altrimenti non si possono... Qui c'è l'espulsione. Ma parliamo sempre di motori che hanno già all'interno il propellente. Sì, ma in realtà vanno montati. Questi motori sono venduti aperti. Cioè, qui ovviamente c'erano tre alberi nel deserto e li ha presi. Esatto. L'hardware del motore, cioè la parte dove c'è il gelo, la camera di combustione, costa sulle 3-400 si utilizza la carica, diciamo, della e si compra anche quella precostruita. Sì, ecco, anche la cosa importante è che su tutti questi motori commerciali vengono certificati con il diagramma spinta tempo, che è importantissima, perché altrimenti non si riesce a fare nessuna previsione. E qui vediamo qualche problemino che c'è stato. Quello di prima era il motore sperimentale autocostruito. Questo è il classico. Leggermente instabile. Esatto. Però c'è. Adesso c'è il ritardante lì. No, adesso non succede niente. Questo è un altro tipo di fallimento. Scusate. Quello è quello che resta. È per l'età, è per quello. Questo è un anticipato. Questo è il cedimento del motore. Sì, si è aperto. Ma in quello di prima che non si è aperto, non è quello il motore. Cioè, alla fine il motore che compri, perché questi motori, certi motori sono venduti, ma sono da montare, per cui c'è tutti gli o-ring, i componenti, c'è tutta una procedura che si deve seguire per montare. Di fatto sono, come costo di produzione, sono esattamente uguali a quelli dello shuttle, per cui hanno dei panetti, dei cilindri e sono uniti i segmenti con degli o-ring. Uno dei fallimenti che hanno è il cedimento del ring, perché l'ha messo in frigo prima del lancio. Allora, se volete possiamo provare a fare... Avete domande, altre cose? Le domande dopo, cioè abbiamo visto il volo. No, non lo lanciamo, lo vincoliamo alla rampa, perché sennò lo perdiamo, chiaramente. E visto che l'ho vinto una lotteria, vorrei tenerlo. Mettiamoli un po' di peso. No, o se no ci mettiamo un filo, abbiamo qui gli specialisti quando recuperiamo.